Grazie a pace, buongiorno a tutti, mese 5, giorno 11, capitolo 13, versetto 1. Il figlio saggio ascolta l'istruzione di suo padre, ma il beffardo non ascolta rimproveri. Ci sono varie definizioni di persone nel libro dei proverbi, da saggio a sciocco, da retto a empio, da irreprensibile a malvagio, e una di queste definizioni è beffardo. Chi è questo individuo che appare ripetutamente sul palcoscenico? Del trattato di saggezza del libro di Salomone. Chi è questa persona che non ascolta suo padre e rifiuta di prestare attenzione a ciò che consiglia il buon senso? La, la parola ebraica per beffardo è Luz, e il suo principale significato è che si gonfia. Il beffardo è fondamentalmente pieno d'aria. Lui guarderà un credente dall'altezza delle sue opinioni preconcette. E con molta condiscendenza dirà cose del tipo: Oh, se per te va bene. Oppure, oh, Se ti serve una stampella per andare avanti, penso che la religione ti vada bene. O, sì, i miti, e le favole vanno bene per le menti semplici. Oppure, piuttosto aggressivamente, no, il cristianesimo è l'oppio dei popoli, senza avere la minima idea di quello che sta dicendo. Ecco perché la domanda che mi ha bloccato forse. Uno dei peggiori beffardi ai miei tempi fu se tu dovessi morire entro i prossimi 5 secondi lo sai dove, and dove andrai a finire? E io non lo sapevo. Tutto ciò che avevo era un pallone gonfio d'aria che non riusciva a resistere alla puntura di una domanda banale come quella. E scoppiò. Tutti i beffardi saputelli che hanno altro su cui basare le loro convinzioni se non dicerie, chiacchiere, allusioni, aria calda dall'evoluzionismo alla visita degli alieni, dal Big Bang alla, alla maternità di Gaia, dalla giustificazione dell'omicidio legale dell'aborto a quella del, del matrimonio tra omosessuali. È infinita la lista di asserzioni irresponsabili, incontrollate, infondate, senza costrutto, che il beffardo assume, rifiutandosi di vedere o di prendere in considerazione la verità. Che vergogna. Che spreco di risorse umane. Quanta aria calda. <ride> e semplicemente perché? Perché lui si rifiuta di dare ascolto al suo amorevole padre che gli dice, tu sei stato creato a mia immagine e io amo te, io ti ho creato a mia somiglianza perché volevo qualcuno come me con cui vivere in eterno. Tu non sei una scimmia evoluta e io non sono un mito. Ascolta la verità, per favore. Oggi io chiederò a qualcuno, se tu dovessi morire entro i prossimi 5 secondi, lo sai dove andrai a finire? I don't want any.